Abbiamo fatto una buona settimana, fisicamente siamo bene, mentalmente pure, veniamo da una sconfitta, però quello capita, ci sta e stiamo bene. Abbiamo voglia di giocare domani. Noi abbiamo le nostre motivazioni perché vogliamo far bene in questo finale di stagione, vogliamo vincere domani e credo che loro saranno comunque affamati come noi. Poi se loro saranno più bravi dovranno dimostrarlo sul campo, come dice il direttore sportivo, ma domani si vedrà. È sbagliato pensare di ipotizzare che più o meno la formazione sarà quella delle ultime uscite con Pinzauti però punta centrale. Guarda, non ho fatto la formazione, non lo so. La formazione ultimamente sto riproponendo spesso una formazione simile e quindi probabilmente sulla falsariga domani sarà quella, ma non, oggi voglio valutare. Perché prima di fare la formazione, insomma, voglio valutare altre cose, quindi non è sicuro che sia quella la formazione. Ma io credo che le gare siano sempre indecifrabili. Quella di domani è una gara in cui ci sono due pretendenti alla vittoria, credo con grande fame, loro per un obiettivo, noi per un altro. E quindi sarà una gara comunque indecifrabile, a prescindere dagli score che abbiamo fatto fino ad oggi. Loro hanno fatto tanti pareggi, significa che è una squadra che ha grande equilibrio, è una squadra che sa difendere. Noi, nella stessa maniera, abbiamo una fase difensiva buona rispetto all'attacco, e quindi sì, i valori riportano alla fine, ma ogni gara ha la sua storia. Teramo deve riuscire a centrare l'obiettivo, se sarà bravo, se sarà in grado di centrarlo, che è l'obiettivo dei playoff. Non farei il calcolo sul Foggia, su altre pretendenti, ci sono ancora 6 partite importanti. Per noi sarebbe un grandissimo risultato arrivare nei playoff. Dovremmo essere bravi, perché non è niente di scontato. Dovremmo saper competere al massimo nella nostra caratura tecnica. Dovremmo avere equilibrio, maggiore equilibrio in certe partite. E questo senza guardare chi ci sta davanti. Non la metterei sotto questo punto di vista.